Ciao a tutti amici del Trin Channel, io sono Trinciatore92 e quest'oggi volevo spiegarvi come creare e caricare gli adesivi per Gran Turismo Sport da usare sulle livree. La particolarità di questi adesivi è in realtà il formato, ovvero l'SVG, che è un formato vettoriale, si usa negli ambiti pubblicitari perché si può dimensionare a qualsiasi risoluzione, appunto mantenendo dei punti fermi. E quindi evitando che l'immagine venga poi sgranata all'aumentare della risoluzione o alla diminuzione della stessa. Come sapete, ad esempio, ci sono immagini, ho scaricato questa di Hitman che potrei aprire al volo con Paint, ad esempio. Questa, qualora voi diciamo l'allargate, adesso in questo caso non si può fare con questo sistema qua. Ecco, se faccio ridimensione per dire, l'aumento di 4 volte tanto la risoluzione, come vedete. I bordi si sfumano, perde di definizione e ha questo tipo di inconvenienti. Io vi consiglio come programma, questo programmino si chiama Inkscape. Adesso cerco se c'è il nome, ecco, magari ve lo tiro su da qui, eccolo, Inkscape. Lo trovate, è gratuito, è un programma open source, quindi non vi costerà nulla, ma se volete poi potrete usare anche GIMP o Photoshop, InDraw, ce ne sono molti software che permettono di fare questo tipo di, diciamo, di lavori in grafica vettoriale. E la particolarità della grafica vettoriale è questa tendenzialmente, che vi permette di creare vari punti e una volta fatto potete decidere di modificarli, realizzando quindi vari tipi, tipo curve. Con questa specie di maniglie che vi permettono di gestirla in maniera molto più particolareggiata, e potete creare delle forme che una volta scalate di conseguenza, quindi una volta che avrete la vostra immagine, adesso io ho fatto questo scarabocchio, però voi la potrete allargare e distorcere in qualunque modo, ma rimarrà sempre della definizione migliore possibile, diciamo. Perché vi faccio vedere questo tipo di programma? Inkscape come InDraw sono, a differenza di ad esempio di Photoshop o GIMP, sono realizzati apposta per la grafica vettoriale, quindi offrono qualche funzione in più. In questo caso, la parte comoda è questa. Voi potete importare un'immagine all'interno del programma, un'immagine qualunque, quindi anche di quelle non vettoriali, e questo è comodo nel caso appunto di Gran Turismo Sport, perché magari uno cerca di ricreare dei loghi, dei brand famosi o cose di questo genere, quindi vi permette praticamente di importare un'immagine presa dal web, quindi anche in qualunque formato essa sia, e potete, una volta dopo averla selezionata, diciamo, se andate sotto la voce tracciato, trovate la funzione vettorizza bitmap. Qui ci si aprono una serie di voci, diciamo, di vario livello. Io per il momento vi direi di non interessarvi più di tanto, magari giusto se avete immagini più complesse, però ci sono tante funzioni in più. Abbiamo tre sistemi di tracciamento, una basata sulla luminosità, una sul rivelamento del bordo e una sui colori, perché volendo possiamo anche, diciamo, riproporre in vettoriale immagini colorate. E di qua ovviamente abbiamo appena sotto, diciamo, una specie di secondo step di tracciamento, quindi possiamo combinarli. In questo caso, io consiglio, vabbè, la luminosità, visto che comunque parliamo di un'immagine nero su bianco, e sfruttare quindi dei passaggi di luminosità sono più che adeguati. In questo caso lui ci farà una piccola anteprima, e quello che abbiamo di fatto è un'immagine tale e quale al bitmap, ma vettoriale, quindi possiamo quindi allargarla a sproposito. E come vedete non va a perdere di definizione tendenzialmente. Adesso faccio qualche step indietro perché mi perdo l'immagine, ecco, troppo tardi, rip immagine, eccola, ok. A questo punto noi abbiamo un piccolo problemino perché in realtà questa immagine che abbiamo creato, in questo caso è già stata fatta in trasparenza. Capita a volte che questi passaggi vi creino anche uno sfondo, quindi in realtà si tratta di prendere questo strumento di modifica della sezione vettoriale, andare a cercare il quadro esterno, diciamo magari un quadrato bianco, prendere i punti singolarmente e poi cancellarli.
In questo caso io potrei farlo con l'immagine, provo a zoomarvelo un attimo per comodità se so come fare. Eccola la lente. Ad esempio, in questo caso è fatta su alcuni livelli di grigi, quindi in realtà sono una sorta di immagine sull'immagine. In questo caso io potrei prendere una delle immagini, come vedete, e distorcerla, prenderla. In questo caso fosse stato, diciamo, il riquadro bianco, io bastava selezionarla e cancellarla di volta in volta i vari punti vettoriali, diciamo. Ora questo qui, in questo caso nostro, non ci interessa nulla. Una volta, diciamo, realizzata questa immagine, adesso faccio un zoom out. Una volta che abbiamo realizzato la nostra immagine vettoriale, oddio, in questo caso ce l'ha scomposta. Selezioniamo la nostra immagine, questa qui in bitmap che non ci interessa più, e avremo il nostro logo tendenzialmente fatto in vettoriale. A questo punto non ci basterà, cioè non ci servirà altro che fare salva con nome e appunto salvare tale immagine, ad esempio qua sul desktop. Come vedete, vi crea una serie di tipi di, diciamo, di formati che possono essere di varia natura, sia appunto di immagini normali che vettoriali. In questo caso potremmo scegliere tra Inkscape SVG o SVG puro. Forse io consiglio più questo SVG puro, in quanto magari è quello che poi si presta meglio per la compatibilità con Gran Turismo, dato che probabilmente si rifà un ceppo originale del codec, diciamo. Quindi io in questo caso scriverò logo Hitman, ad esempio, e quindi mi sarò creato un file in vettoriale, che in questo caso io non mi segno un programma per aprirlo, a parte internet, però provo anche ad aprirlo così, forse anche Explorer ce lo apre. E praticamente in questo caso abbiamo appunto che pizza, ecco, abbiamo questa nostra immagine in vettoriale che potremmo caricare poi sul sito di Gran Turismo, e vi faccio vedere dove. Andiamo sul sito di Gran Turismo. Al momento la funzione adesivi, diciamo, non è ancora abilitata in maniera totale a tutti. Come vedete, quassù non c'è più GT6 Community, ma è diventata GT Sport Community. E cliccandoci ci riporta questa schermata di accesso dove possiamo effettuare l'accesso e cercare poi in un secondo momento di caricare il file. Io ho provato al momento il servizio, per me non è disponibile, ma se cercate all'interno del gioco nella sezione Scopri troverete già un sacco di adesivi caricati da quelli più fortunati che magari in altre parti del mondo hanno già l'accesso. E quindi tendenzialmente basterà poi loggarsi. Quindi gli adesivi vi si sincronizzeranno col vostro account SEN della PlayStation. Selezionate dal browser, insomma, come quando caricate una foto su internet, caricate il vostro file SVG e lo uploadate. Una volta che sarà uploadato, vi basterà all'interno del gioco, appunto durante la fase di creazione delle livree, andare di conseguenza nella sezione relativa agli adesivi, dove c'è appunto adesivi dell'utente, e lì troverete tutti i vostri file caricati, diciamo, nel corso del tempo. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, perché comunque sia riguarda non solo la fase di caricamento e di uso nel gioco, che tra l'altro non l'ho potuta fare proprio per questo vincolo, diciamo, appunto del fatto che è ancora bloccato. Però spero che appunto avervi spiegato un po' la procedura anche di come si fanno le immagini in vettoriale, salvarle, esportarle, eccetera, possa essere d'aiuto a qualcuno. Con questo è tutto, quindi un saluto e alla prossima. Ciao ciao!